Allora, Daniel mi ha parlato di suo padre, William. Tu lo conosci? Lui di solito dice appunto che ha visto il mondo della superficie. Lo conosci, William, John? Nessuno crede in lui. Tutti lo chiamano fantasista. E poi è sparito. Uff, sparito. Hunt dice che le persone che mentono vengono spedite al Sharon, questo è il Charon. Hai mai sentito parlare di questo Sharon, John? Non frega niente. Ehi, John, mi stai ascoltando? John? Oh, John! È muto, non lo so, ma magari è muto davvero. Dico io che magari l'hanno creato così, ma mi metti il dubbio. Tu non pensi che sia anch'io sia un fantasista? Che ne dici? Io ho davvero visto il mondo della superficie. È blu, è verde e enorme. È enorme, John. Miss Real, cioè questo qua si chiama signora davvero. Dice che ci sarà appunto una open house, cioè la casa aperta a scuola domani, quindi penso sarà insomma possibilità per lui, credo, di entrare in scu a scuola. Tu devi venire, John. Devi ringraziare Sam, lo sai. Ok, sì. Se non fosse stato per lei, tu saresti finito praticamente esattamente come tuo padre. E questa cosa la dicono fuori dal nostro camper o bus, che cosa è poi. E non dire cose come quella. Ok, sono abituato a questo. Daniel! Non star fermo lì. Dai, su. Sam, riguardo ieri. Quando tu e tuo padre mi avete salvato. John non è mio padre, è solo John. Oh, giusto. Scusami. Buon Dio, lui è senza speranza. Allora, quello che Grandocchi ci sta cercando di dirti è che ti è molto grato per l'aiuto di ieri. Eh sì, grazie. Tutto perché quella bugia che mio padre ha raccontato. È una bugia. Vedremo che non è una bugia. Tuo padre non ha mentito. Il mondo sopra di noi. Questo è abbastanza. Ah, guarda che ce l'ha. Dunque, Quattrocchi dice, tu devi promettermi che tu non dirai nulla di questo a scuola. Sei il principale, come cavolo, no, il rettore, come hai detto. Niente, insomma, ti sente, ti fa saltare in aria la testa, insomma, cioè, ma è un modo di dire, she'll blow her top. She'll blow.
No, praticamente si, insomma, vabbè, insomma, si arrabbierà, diciamo. Ok, quindi andiamo allora, perché lei non ama nemmeno quando la gente è in ritardo. Ciao, sto andando a scuola. La stronzetta lì, lo ci fa lì. Ciao. È il tempo della scuola? Ok, penso che dobbiamo andare semplicemente a scuola. Ok. Which means, quindi questo vuol dire che anche John può andarci a scuola, ovviamente. Niente, andiamo. Interessante che sta gocciolando sul tetto. Qualcosa da dire? C'è sempre, sempre che piange. Ah, ok. Cosa ci hanno impiegato? Perché ci stanno impiegando così a lungo lì dentro? Devo andare. Oh, ma vattene. Sono io qui prima di te. Gentilissimo. Ciao, te. Ho sentito cosa è successo ieri. Sei praticamente su una linea pericolosa. Ho i miei occhi sono su di te. Grazie, cioè, gentilissima. Questa? Ah, questa è la mamma di Quattro Occhi. Che cosa che pensa il... Cavolo, non mi viene in mente queste cose del principal. Direttrice. Beh, cos'è che pensa la direttrice? Permettere a un ragazzo come quello di essere in scuola. Quale ragazzo? Ah, parla ancora del figlio di. Qualcosa di nuovo? Il bidello. Questa è la stanza del bidello, quindi. Cos'è qua? Praticamente il padre della piccola Sammy viene a scuola pure lui. Che studioso, sì. È una. Che studiosa, sì, è una brava ragazza. Dicevo, probabilmente sta parlando di quello di Daniel, praticamente. Questo? Se Feng. Sto morendo di fame. Praticamente. Chissà che cos'è il vecchio Park ha come praticamente cibo, cosa da mangiare oggi. Let's for sure. Proverò a darci un morso a quello più tardi. Questo è sicuro. Let's for sure. For sure sarebbe, ma. Oh, cosa c'è da questo? E questa è la signora reale. Ma non reale nel senso di reale, come regina, realistica. Ok, la classe sta per iniziare. Sei pronto per unirsi a noi? Aspetta. Ok, gli ho detto che aspettare un minuto, proviamo a dare una cocchiata in giro. Grandi si dice, tu sei sicuro di aver sentito giusto? Chiaro e forte. La testa di cotone ha detto che conosce il mondo di sopra. Questa è la nostra amichetta che stava là ad ascoltare. Cotonead, evidentemente siamo noi, siamo SM. Cottonhead. Non è possibile che abbia sentito in modo sbagliato. Ok, allora. Ho un'idea. Non ho capito, ma siamo usciti da attraverso la parete?
Perché c'è la parete di legno? Non siamo, l'abbiamo attraversata. Ah, ecco il papà della testa di cotone. Niente, lo so, la svino. È tempo per la classe, andiamo. Sembra che abbia sulla maschera il tipo lì che stava parlando. Niente, li abbiamo beccati. Ah, adesso capisco. Non è una cosa di... Non è una parete di legno. Quello lì è tutto un soppalco. È un palco basso, tipo proprio alla modello giapponese. E si scende con quei due gradini di pietra. Solo che non è che si capisce. Cioè, uno... Io, francamente, a vederlo così. Cioè, a vederlo così, credi che quella lì sia una parete di legno, no? Vista, diciamo così, tagliata. E invece quello lì è il riquadro del. Un po' ambiguo come cosa, si capisce meglio così. Qua si capisce effettivamente che quella non ha. Va bene, guarda, addirittura tre lucchette hanno messo adesso. Che siamo tra l'altro con la forma di cuore, la fessura. Vediamo cosa hanno da insegnare. Non esiste il mondo di sopra, vediamo. Loro si nascondono sottoterra. Chi? Sopra di noi non c'è nient'altro che morte. Vedi, vedi. Quelli che vogliono entrare nella terra proibita devono trovare una strada per il mondo di sopra. Beh, là in fondo ci sono i genitori. E porteranno disastro all'isola di Potrock. Miss Real, che cosa c'è, Grandis? Se fa così paura là sopra, perché le persone vogliono comunque andarci? Beh, perché il cielo è blu là sopra. È la più bella cosa. Ma questo qui c'ha il vizio di disturbarmi il microfono. Non so se si sente, ma. Quella è la più bella cosa che potete aver mai visto. Sam, no. Tu stai mentendo. Qualche prova? Ho visto con i miei occhi. Eh sì, anche tu sei una fantasista. No, non lo sono. È vero, l'ho davvero visto. Che devo dire? Un'altra bugia. Fantasista. Fantasista! Io non sono una fantasista, non lo sono. Questa sarebbe una donna, non capisco, sembra una punk, tra l'altro, un punk. Tutti seduti e lei che sta sul tavolo. Sam! Vai fuori. Tu devi uscire dalla classe adesso. Io non sono una fantasista, non lo sono. E compare di nuovo questa figura misteriosa. È vero, tu non stai dicendo bugie. Ma io. Mostraglielo, provalo a loro. Ma come posso fare? Terra proibita. Vai fuori. È andata. John, dovresti andare anche tu. Ok. Testa di cotone è in grossi guai. Gli
insomma, se le cercate praticamente. Nessuno, boh, lì, ecco, non so perché non mi ha fatto leggere. Ok, questo l'ho updated. Ok, l'SM sta correndo verso la terra proibita. Cerca di trovarla prima che succeda qualcosa di terribile. Se non sbaglio, a parte che forse ce la fa vedere sulla mappa, ma... questo qua chi è? Park. È tutto colpa di Feng. Ah, mi ha rubato... ah, questo è l'Old Park. Ma che Old Park? Cioè, un ragazzino. Mi ha rubato il cibo... come si dice? Il pranzo durante la classe. Okay, mia mamma sarà così triste se praticamente scopre che sono che ho questi problemi, insomma. Beh, tu semplicemente devi dammelo a me. Simpatico, Feng. Guarda che Sam è volata fuori, vecchio uomo. Non devi tu cercarla. Il bidello, stai andando fuori anche tu? Non preoccuparti, non lo dirò la principale, la direttrice, insomma. Daniel dice, svelto, Sam sta dirigendosi per la terra proibita. Infatti è Dig Site, il sito di scavo, perché... ok, non è possibile che io praticamente sia veloce abbastanza per raggiungerla, dice lui. Quindi dobbiamo darci noi con questa super velocità, no? Siamo super veloci. Allora, si è andato di qua. Lei è appena corsa verso la terra proibita. Dobbiamo dirlo a John. Chi se ne preoccupa? Quella ragazza non tornerà indietro. Questo è Yone, non John. Noi siamo John e questo è Yone. E questo Yone è molto simpatico e molto buono. L'importante è che teniamo tutti la bocca chiusa. Nessuno lo saprà. Bravo, bravo, cioè se la svigna sul lavoro, si nasconde nel bagno, se ne frega, non vuole saperne niente. John, voglio dire, John, mio uomo. Ok, Sam è corsa verso la terra proibita. Sì, l'ha fatto, lei verrà uccisa lì. Stavo giusto adesso cercando di convincere tutti ad andare a salvarla. L'altoparlante sopra. Chi è questa? Chi è che è entrata nella terra proibita? Non va bene, il sindaco lo sa già. Ascoltando la musichetta carina. Comunque lo troverò, lo scoprirò e lo troverò e sarà molto da pagare per questo. Meglio se tu cerchi di recuperarla, John. Non preoccuparti, non lo dirò al sindaco. Ma minimo quello sotto lo dice dietro pagamento. Non c'è una mancia per chi... la vediamo. Ok, andiamo da qua. No, aspetta. Un salvataggio, no? Si sa mai. Anche perché è mono save questo gioco qua, non mi sconfinferò molto quando
essendo abbastanza nuovo, cioè essendo nuovo, e qualcuno già dice che comunque ha beccato dei bug, non voglio, non vorrei avere brutte sorprese. Aia. Questo è l'ascensore per salire. Immagino che la terra proibita sia vecchie rovine. Non sia ancora l'esterno vero e proprio, perché sennò ci vorrebbe nulla a scoprirlo, no? Scusa, io lì, ma non c'è niente. Qui c'è qualcosa. Guarda. Infatti non si può saltare, quindi... Si può lanciare la bomba? No. Come che facciamo allora? Perché noi dobbiamo far esplodere di là. Perché bisogna togliere la lumaca da... Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Allora ci ha fatto fare l'esercizio di lanciare le piante nel buco. Cosa che mi dai se le uso? Anche le formiche. Niente di preoccupante. Esploda, non credo, qua però. Ah, yeah. Che si riformano queste cose qua. Ok, bisogna andare di là e di qui non c'è niente. Non sembra. Un centro commerciale?
Vai, chiuso. Parla, stai attento. Il manga degli Earthborn. E come dicevo alla fine Earthbound. Non so se c'è la traduzione italiana di Earthbound amatoriale, non credo. Però a volte di certi giochi tramite emulazione c'è poi il file da aggiungere per tradurlo. Allora siamo oggi qui per... così solo per guadagnare qualcosa lì. C'è una scala che scende. In realtà bisogna probabilmente risalire da là. Andiamo andare giù. Vedere se c'è un altro giro e ci fa risalire. Che cosa qua allora sono? Come c'è una cosa delle cacchine? Quelle di Arale. Arale è il dottor Slump, per chi se lo ricorda. Stand up. Un tesoro da qualche parte. Ok, bisogna spostare di qua. Se non avessi mai problemi di insonnia così, ce ne sono tanti giochi che avrei voluto tradurre. Volevo fare anche Disc Elysium per dire. Che tra l'altro è una cosa che fanno pochissimi in Italia di tradurre, anzi non so. Sono giochi che meritano molto, anche ci sono giochi che meritano molto che però appunto non traducono. Com'è quella mappa è fatta così? Ah, perché siamo al buio. E lì è sommerso dall'acqua. Carino. Dai, dai. Ah, molto freddo. Qua speriamo di poter accendere la luce, sennò questa rimarrà... Oh, qui c'è una chiave, cavolo. Che non abbiamo. Registratore di cassa. Qui mi sa che non c'è niente in segreto. Cioè Fallout qua. Fallout 3 che c'era la zona di entrare in un supermercato, mi ricordo. A volte mi piacerebbe fare anche un po' di retro gaming in quel senso lì, ma sono tutti giochi immensi purtroppo. Poi su Windows 10 bisogna stare attenti a configurarlo, perché sennò si blocca. Fallout 3. Ci sono diverse porte. Oh, chiave. Proviamo ad andare anche a vedere la zona di là comunque. Qui non è che ci sono anche delle porte segrete magari.
Qui è sceso. Un attacca. Ah, che lo dà. Questa roba qua esplode, no? Lì c'è... in teoria qualcosa lì... forse è di là, perché sennò non vedo... non si può andare di qua. Ok, lì bisogna spostare il... però... proviamo a spostare le cose. No. Io ricordassi tutte queste cose qua, eh. Tutti questi percorsi che magari... niente, adesso andiamo alla chiave. No, lì c'è la botola. Ah, una porta. Esatto. Ok. Ancora due per un cuore. Un cuorecino in più. Stavo dicendo per un cuore. Per un cuore nuovo. Artificiale. Ok, qua si scende. E boh.